Salve a tutti e buon inizio settimana. Allora, faccio questo video perché a seguito del post fatto ieri che riguarda il mio dimagrimento di 30 kg, ho ricevuto ovviamente un sacco di messaggi, di congratulazioni, però ci sono stati anche tanti messaggi dove ovviamente le persone, un po' come facevo pure io prima e come faccio tuttora, sinceramente, chiedono: cioè, ma come hai fatto? Quanto tempo hai messo, hai impiegato a fare questa cosa? Che dieta hai fatto? Eccetera. E visto e considerato che io ho iniziato questo percorso proprio chiacchierando con un amico. Voglio fare la stessa cosa, voglio fare la stessa cosa sperando che questo mio video possa essere d'aiuto a persone che hanno lo stesso problema, cioè quello di perdere qualche chilo, come, qualche chilo, parecchi chili come li avevo da perdere io. Tutto inizia nel 2019. Il 2019 è stato un anno terrificante per me. Ho iniziato l'anno con i miei genitori che nel giro di 20 giorni si sono ammalati piuttosto gravemente tutti e due, e in particolare mia madre è stata ricoverata in un ospedale lontano da dove abitiamo per quasi 3 mesi. In questi 3 mesi, premetto che in tutta la mia vita, diciamo così, il mio sport preferito è stato sempre il sollevamento forchette, quindi diciamo io sono stato sempre un buon atleta a tavola, ma lo sport, per esempio, non è stata una cosa che mi è mai piaciuta. Non mi piace giocare a calcio, da piccolo mi facevano fare sempre il portiere, quindi da questo potete ben capire che il mio rapporto con lo sport non era proprio il massimo della vita. E questo, ovviamente, col passare del tempo mi ha portato ad accumulare dei chili. In quei mesi che mia madre non è stata bene, sono stato lontano da casa, ho dovuto inevitabilmente mangiare in ristoranti in maniera sregolata, fondamentalmente, e praticamente questa cosa ha aumentato ancora di più quei chili che avevo in più, ne ho aggiunti altri in quei 3 mesi. Psicologicamente, un po' per mia madre, un po' per delle situazioni familiari, sentimentali, diciamo così, di persone alle quali ero molto legato, anche lavorative, anche amicizie, diciamo così, non andavano troppo bene in quel periodo, e quindi anche quello ha influito tanto nel mio malessere generale. Fatto sta che quando il 27 di luglio siamo tornati da Pozzilli, cioè il luogo dove è stata ricoverata mia madre, fortunatamente lei è stata poi bene, ce ne siamo tornati a casa. Le mie condizioni però di salute non erano il massimo della vita. Oltre ad avere un peso eccessivo, iniziai a soffrire di ipertensione, quindi la pressione minima soprattutto molto molto alta, superiore ai 100. Problemi a dormire, avevo problemi di salute, cioè le condizioni generali, psicofisiche proprio, anche mentali, pure perché manco a farla apposta, in quel periodo del 2019, ma soprattutto in quei primi mesi dell'anno che io sono stato lontano dallo studio, mi sono portato un po' tutta l'attrezzatura dietro, ma ho preso un sacco di lavoro, quindi avevo anche uno stress dal punto di vista lavorativo importante. Quindi le mie condizioni generali non erano il massimo della vita. Inizio a fare le prime analisi così e appunto esce fuori questa ipertensione piuttosto importante, e il cardiologo mi prescrive una pillola diciamo, per tenere sotto controllo la pressione. Fatto sta che questa pillola non fece l'effetto desiderato e dovemmo aumentare le quantità, quindi raddoppiare la quantità. Questo aumento mi portò a una forte tachicardia, un effetto collaterale importante che
mi fece andare a finire dritto dritto al pronto soccorso. Quindi fu una sciocchezza, però questa cosa fu una sorta di campanello di allarme piuttosto importante. Perché ho detto prima parlare con un amico, proprio in quei giorni mi venne a trovare allo studio un mio cliente, un mio amico che si chiama l'ingegnere Paolo Ferrara, e che quando è entrato io a malapena ho riconosciuto, perché erano diversi mesi che non lo vedevo. Ed era dimagrito tantissimo, aveva perso tanti chili. E chiacchierando appunto con lui mi diede delle ottime dritte su come iniziare, su come gestire la cosa. E mi parlò del suo piano alimentare. Comunque, fatto sta che un po' spinto dalla necessità, un po' spinto da quello che vedevano i miei occhi, cioè di questa persona che comunque stava molto molto meglio rispetto a prima, iniziai questa nuova vita, diciamo così. La prima cosa che ho fatto, mi sono tolto di torno tutte le persone che mi facevano stare male, perché il cortisolo, che è l'ormone dello stress, fa ingrassare, porta ad ingrassare. E quindi amicizie sbagliate, eh? Pure qualche cliente un pochino così zoppo, chiamiamolo così, mi sono tolto da dosso un bel po' di mattoni. E poi ho cercato di cambiare completamente stile di vita. Nei primi tempi però mi sono affidato principalmente all'alimentazione. I primi chili, si sa, si buttano velocemente, però poi arrivato a un certo punto mi sono bloccato. Ecco, faccio una premessa prima di andare avanti. Questi 30 kg io non li ho persi in 5-6 mesi, io li ho persi in più di 3 anni. Quindi avendo un approccio non molto aggressivo, cioè secondo me andare da un dietologo che ti dice vado, tu perderai 5-6 kg al mese. Secondo me non è proprio il massimo, nel senso che ci vuole pazienza, ci vuole il tempo e cambiare soprattutto stile di vita. E quindi io notai che solo con l'alimentazione purtroppo i risultati non andavano bene. Diciamo che io perdevo pure i chili, però nell'insieme non mi sentivo comunque bene, mi sentivo debole, non mi sentivo troppo bene. Ovviamente tutto questo che sto per dire passa per l'aiuto fondamentale di mia moglie, perché l'alimentazione ci vuole una persona che ti segue, quindi mia moglie mi ha cucinato sempre a parte, mi ha cercato, cioè non necessariamente seguendo una dieta proprio ferrea, ma preparando degli alimenti che non sono quelli normali fondamentalmente, quindi se devi fare la pasta al sugo, ovviamente il sugo che devi fare per una persona che deve perdere chili non è un sugo dove puoi far soffriggere l'olio e la cipolla e compagnia bella, deve essere un sugo un pochino più leggero. E così iniziai questo percorso, iniziai a camminare tanto, ho fatto centinaia di chilometri a piedi, ma proprio centinaia di chilometri a piedi. E iniziai a notare dei grandi cambiamenti, però il mio fisico cambiava in maniera non equilibrata, nel senso che le mie gambe erano molto forti, però il resto del corpo non seguiva lo stesso percorso, diciamo così. E così premetto che io ho fatto sempre palestra nella mia vita, sono andato sempre in palestra, però la palestra, gli attrezzi, quello che facevo non mi portavano benefici. Ci sono persone che hanno dei grandi risultati. Io mi annoiavo a morte a fare quel tipo di esercizio, non perché quell'esercizio non sia buono, ma non era buono per me fondamentalmente. La passeggiata, per esempio, per me era ottima perché mi faceva stare bene anche psicologicamente, cioè il fatto di fare delle lunghe camminate, magari con le cuffiette, ti ascolti un po' di musica, ti fai una chiacchiera con un amico, eccetera, ti fa bene non solo al fisico, ma anche alla mente. E così, circa 2 anni fa, ho cambiato, tipo di allenamento. Mi sono iscritto alla palestra di Carmine Lia qui a Vallo,
che fa un tipo di allenamento che io sinceramente non conoscevo, che si chiama, loro fanno funzionale CrossFit. CrossFit è un po' più per giovanotti, diciamo, ci vuole, è un allenamento molto più forte, molto più intensivo. A me fa un po' paura perché sinceramente credo che ci sia, almeno parlo per me, ci sia una forte probabilità di potermi fare male. Quindi ho preferito funzionale, che è un allenamento che, a differenza dell'allenamento fatto con i pesi, dove tu fondamentalmente alleni, non dico un muscolo alla volta, però una ristretta cerchia di muscoli nell'allenamento che tu stai facendo, nell'esercizio che stai facendo, invece nell'allenamento funzionale tu hai praticamente il beneficio di allenare comunque tutto il corpo, tutto il corpo. Voi pensate che nei primi 2 mesi io ho perso una taglia senza perdere neanche un etto, cioè mi sono compattato, diciamo così, mi sono stretto senza perdere chili fondamentalmente. E da lì poi ho continuato comunque a fare un'alimentazione equilibrata. Come potete vedere dai post che metto io su internet, a me piace mangiare. Quindi non è che io sono 3 anni che non mi mangio un gelato, sono 3 anni che non faccio, io ho fatto sgarrioni di tutti i tipi possibili e immaginabili. Se la domenica vado a mangiare a casa di mia madre, mi mangio due piatti di fusilli. Però ho cercato di equilibrare le due cose, cioè se io devo andare, vado a mangiare, devo sapere che poi quelle calorie che vado a mettere dentro le devo consumare in qualche modo fondamentalmente. E questo modo di fare, che magari per qualcuno potrebbe essere sbagliato, per me ha portato dei benefici. Io adesso mi sono appassionato allo sport, cosa che non lo ero prima. Faccio 4 volte palestra, vado alle 7 del mattino a fare questo allenamento. La domenica, quando è bel tempo, vado comunque a camminare. La sera, quando posso, chiudo lo studio e mi faccio una mezz'oretta veloce a camminare per la città. Diciamo, ho cambiato completamente stile di vita, però senza sacrificare quelli che sono anche i piaceri della vita. E tra i tanti piaceri della vita c'è ovviamente la tavola, la convivialità, stare con gli amici, eccetera. Quello che posso consigliare a tutti è sicuramente fare delle analisi per vedere se c'è qualche problema a livello fisico proprio, cosa che mi è stata consigliata a me. Fortunatamente non c'era nessun tipo di problema, il mio problema era semplicemente la forchetta e la sedentarietà. E poi successivamente cercare perché poi vedete, noi sappiamo tutti quanti quello che ci fa male. Cioè, la persona che dice io ingrasso senza mangiare è una bugiarda fondamentalmente. Se ti piace il cornetto la mattina e te lo mangi tutte le mattine, non ti devi lamentare che poi a fine mese metti 2-3 kg. È una cosa normale questa. Quindi l'alimentazione, per esempio, di una persona di 20 anni è molto molto diversa di una persona che ha 46 anni come ce li ho io. Bisogna stare attento a quello che metti, ma soprattutto a come lo butti fuori. Perché fare una buona attività fisica, ma neanche particolarmente intensa, però una buona attività fisica costante ti aiuta a mantenere un metabolismo più attivo. Perché poi il problema dell'alimentazione è questo: il nostro fisico, da quello che ho capito io, perché io faccio da cavia su me stesso fondamentalmente. Il nostro fisico come si comporta? Se io in condizioni normali prendo 2000 calorie al giorno, faccio un esempio, 2500 kcal al giorno, mangio 2500 kcal al giorno e da domani inizio a fare una dieta e gliene do 2000, il deficit di quelle 500 kcal nei primi tempi, nei primi mesi, diciamo così, nel primo mese, nel secondo mese, nel terzo mese, mi porteranno ovviamente a un dimagrimento, ovviamente, però. Che succede? Che il nostro organismo è programmato, secondo me, per ingrassare, non per dimagrire, o quantomeno per mantenere la stessa forma fisica. Che cosa succede? Che capisce in buona sostanza che per poter vivere non gli servono più 2500 calorie, ma gli servono 2000, e quindi va da sé che andando poi 0 a 0 tu non perdi più peso. Quindi cambiare spesso il tipo di alimentazione non è sbagliato. Negli ultimi 3 mesi,
Sto sperimentando un regime alimentare differente che ho fatto, diciamo così, mi sono organizzato da solo fondamentalmente, cercando di assumere comunque nella mia giornata la giusta quantità di grassi, di carboidrati, perché per esempio fare una dieta iperproteica non va bene secondo me, perché i carboidrati servono, perché senza i carboidrati te ne vai di testa, i grassi servono, le fibre servono, la verdura serve, quindi io cerco di mangiare tutto, però facendo un po' come si diceva anticamente, una colazione da re, un pranzo da principe e una colazione da povero, è una cena da povero, quindi faccio una colazione molto molto abbondante, uno spuntino di prima mattina, metà mattina, così un buon pranzo, e poi se riesco a saltare proprio la cena io mi sento pure meglio, fermo restando comunque uno spuntino nel pomeriggio se ce ne fosse la necessità, e poi mangiare, cioè concentrare, fare una sorta di digiuno intermittente, come viene detto, cercando di concentrare nelle 8 ore della mattina, diciamo facendo un digiuno intermittente del tipo 8-16, significa stare 16 ore di digiuno e 8 ore a mangiare. Però, senza che 16, sono 12 le ore di digiuno, va bene uguale, nel senso che se invece di stare digiuno dalle 2 del pomeriggio quando uno mangia fino alle 8 del giorno successivo, uno fa uno spezza alle 18 di sera, si fa una cena leggera, uno spuntino leggero, va benissimo. Poi, per concludere, le cose che ovviamente vanno tenute d'occhio sono formaggi, insaccati, tutte le cose. Allora, pensate, tutte le cose buone fanno ingrassare, quindi formaggi, salumi, dolci, pasta asciutta in grandi quantità, quelle o il pane, ovviamente quelle cose non, io non le ho eliminate, io mangio il dolce, mangio allo stesso modo un po' tutto, ma in quantità non eccessivo, quantomeno non tutti i giorni, cioè se mangio il dolce la domenica non lo mangio poi durante la settimana. Il pane e la pasta io lo mangio tutti i giorni, la pasta la mangio almeno 3-4 volte a settimana, il pane lo mangio quasi tutti i giorni. Però ovviamente prediligo il pane integrale, non tolgo magari la mollica, cioè sto attento a queste cose qua. Quindi a meno di non avere particolari intolleranze, la cosa importante è cercare di seguire un regime alimentare che noi tutti possiamo fare. Ovviamente chi ne ha bisogno, io pure mi sono consultato spesso da qualche dietologo, così ahimè non sono mai riuscito a portarle avanti le diete che mi hanno consigliato, perché già per esempio il fatto di mangiare 5-6 volte al giorno era diventato un problema. Per esempio il caffè, prenderlo senza zucchero, io ci ho provato per quasi 8 mesi, era diventato un lavoro pure prendersi il caffè. Psicologicamente ce ne metti di meno di zucchero, ma ce lo devo mettere, non riesco a prendere per esempio un caffè senza zucchero, invece di prenderne quattro ne prendo soltanto due, ne prendo uno la mattina e uno il pomeriggio dopo pranzo. Quindi cercare di fare e non avere fretta, non avere fretta, andare con calma, cercare di fare una vita attiva. E mi raccomando al cortisolo, quindi toglietevi di torno tutte le persone che non vi fanno stare bene di testa. Questa è la prima cosa per poter fare una dieta, è la prima cosa. Nel mio caso io ho perso 30 kg, ancora ne devo perdere almeno un'altra decina, che spero di perdere a breve, ma anche se non è a breve, che è un po' più lungo come periodo, non me ne frega niente. L'importante è stare bene con se stessi. Io sinceramente in questo periodo mi sento, facciamo le corna, mi sento molto molto bene. Quindi sto bene sia psicologicamente sia fisicamente, e questa è una cosa che mi porta a stare meglio anche con gli altri. Ed è il grosso vantaggio, dell'avere uno stile di vita sano, è principalmente questo.
Quindi spero di aver dato dei buoni consigli a tutti voi e spero di mettere presto, o anche non necessariamente molto molto presto, il post meno 40. Ciao a tutti. Dimenticavo, per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Ernesto Di Gregorio. Ciao.